conosciamo i prezzi, li conosciamo. Per cui io per un mese gli ho dato la carne al 50% in meno, non allo stesso prezzo della Germania. Cioè, in altri termini, la nostra carne viene venduta a 2,50 € al peso vivo, il che significa che a peso morto al 50% siamo intorno ai 5 € al macellaio. Una carne che viene venduta minimo a 10 € insomma, credo che un utile c'è, pagandoglielo a Vittoria a 2,50. Se paghiamo il vitello vivo a 1,50 € o a 1 euro, o a 1,25 euro, 1,30 €, è evidente che noi la carne possiamo comprare anche, come dire, a 6 euro. Questa è la buona sostanza. Per cui il consumatore si affaccia al risparmio, alla crisi, a quella che è, e quindi compra la carne dei 6 euro. Ma la grande distribuzione che ha pagato la mia carne non 6 euro, ma 3 euro, è durata un mese, poi non si è fatta più. Allora, che significa? Significa che o tu sposi un progetto di sviluppo del territorio, e il nostro nemico numero uno è la grande distribuzione, per i concetti che ha, per come agisce, per gli errori storici che arriverà il momento che li pagheranno in qualche modo, li pagheremo in qualche modo, per un ragionamento molto semplice, perché non si possono prelevare soldi dai cittadini crotonese, cosentine, catanzarese e via dicendo, del territorio per darle alla grande distribuzione organizzata francese e compagnia. Attenzione, non è un ragionamento né di razzismo né di federalismo. Si tratta di mettere sul tavolo le stesse condizioni commerciali che hanno gli altri. Cioè, noi non possiamo continuare ad accettare una concorrenza sleale perché i prodotti che provengono dalla Germania sono tutelati in maniera diversa rispetto ai nostri. Tutto qua. Ma siamo tutti Europa, ho capito, però ci sono due stati con due ragionamenti diversi. C'è uno stato che, come dire, sponsorizza l'agricoltura e il settore zootecnico. Guardate che la Francia sui bovini da carne è quella che è in grado, non lo sta facendo, ma è in grado di macellare stamattina e consegnare domani mattina. Non gli mancano i macelli, non gli manca la disponibilità del trasporto, non gli mancano gli incentivi al trasporto e ai produttori agricoli. Questione di politica. I nostri amministratori dove sono? I soldi dove sono? Dove sono andati? Siamo strutturati? No. Perfetto, no, non entro io, sono tutte domande perfette, le condivido tutte, sono anche le risposte, però non entro proprio per No, non io me li chiedo e politicizzare, dovremmo trovare delle risposte e dirle ad alta voce, no? sono d'accordo, è arrivato il momento perché siamo arrivati, diciamo, sì, a Siamo in questo una punto. piena fase di crisi storica, se non lo facciamo adesso, sprofondiamo, no? Io condivido il più del 100%. Tra le altre cose, ho raccontato questo e magari sono andato anche fuori tema rispetto a quello che è il ragionamento fatto dai tecnici, che io ringrazio, come dire, per la preparazione che hanno sia Tallarico sul biologico, sia il dottor Pisano che come dire, ha rappresentato meglio, come dire, il lavoro della PZ meglio di me, tra le altre cose. Ma cosa serve tutto ciò? Se poi, come dire, nella vita come quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nel momento in cui io arrivo al bancone, allora c'è qualcuno che, guardate, ripeto, non è un problema economico, perché l'ho messo, come dire, alla prova. Quando uno compra al 50% in meno dalla Germania, cioè, dimmi adesso il motivo per cui non lo è. Allora il problema della qualità non esiste, il problema che cosa che non ha sapore la nostra carne non esiste. Allora si parla della Fiorentina, volete fare una prova con scommessa sopra? Non
la prendiamo una Fiorentina nostra e la mettiamo con gli stessi, diciamo così, metodi di lavorazione di quelle fiorentine per vedere se i fiorentini conoscono la loro carne con la nostra, con tutto il rispetto per la chianina. La vogliamo fare questa prova? Io le ho fatte tutte. Volete vedere qualche ristorante che è rimasto male? Eh? È pura carne argentina, mangiatela tu. E perché non te la mangi tu? Pura carne argentina, sapete che significa? Che ci vogliono 8 mesi prima che la carne argentina arriva in Italia. Io ero militare e mangiavo quelle del 1954. Anch'io. Non lo so. E qual è la tracciabilità della carne argentina? Eh? Quando, sapete quando è stata macellata? Dove è stata macellata? Come è stata macellata? Come sono state elevate? Allora, se un nostro macello poco poco butta il sangue per sbaglio, diciamo così, fuori dal secchio, dalla vasca di raccolta, questi due glielo fanno chiudere dopo due minuti chiude, chiuso. Se andiamo a portare, non esiste proprio. Allora, sapete che un vitello nato in azienda, se entro 7 giorni noi non lo dichiariamo, abbiamo una multa di 7.000 euro? Provate a vedere un bambino che nasce all'ospedale di Crotone, dopo 10 giorni è la stessa cosa, va bene uguale, 10 giorni prima e 10 giorni dopo, è importante dichiararlo. Cioè, l'assurdo è anche questo. Allora, come dire, in un momento di così grande difficoltà, le cose più semplici, più naturali, le cose che ci aiutano, come dire, in qualche modo anche a vivere meglio, a gustare meglio la vita, io non credo che noi dobbiamo ancora continuare a tenerle chiuse in un cassetto, in un segreto, e consegnare la chiave a chi di questi segreti, insomma, non ne fa nulla. Allora noi abbiamo, come dire, un compito che è anche un compito sociale, che è quello di avere rapporti con i consumatori, e giornate come queste servono, come dire, al consumatore a capire meglio quello che compra e a noi a ristrutturarci meglio, perché possiamo garantire sempre di più agli allevatori, a coloro i quali, diciamo così, per portare sul bancone un vitello impiegano circa 18 mesi, perché i nostri vitelli non sono vitelli di 12 mesi, purtroppo, sono vitelli che partono dai 14 ai 18 mesi, quindi sono più maturi, sono più, insomma, quello che hanno detto loro. Quindi per dare la possibilità a questi di continuare ad esistere, c'è la necessità che, come dire, il biologico e ideologico, ma anche particolarmente sociale. Vi ringrazio. È evidente che siamo aperti alle domande, quindi qualsiasi domanda tecnica e meno tecnica cercheremo.